una prova soprattutto d'orgoglio, oggi anche per riscattare l'ultimo momento negativo. Sì, è stata una prova importante, una prova di sacrificio perché avevamo di fronte una squadra forte che voleva venire qua e far punti e provare a vincere. Noi abbiamo fatto secondo me la partita giusta con lo spirito di volontà che ci voleva e abbiamo raggiunto, cioè nel senso abbiamo ottenuto un punto provando secondo me anche a vincere, peccato che non ci siamo riusciti, però lo spirito e la voglia è quella giusta. Anche sostenuti dai tifosi sia all'inizio della gara, poi abbiamo visto ovviamente alla fine. Sì, c'è stata una bella cornice, sappiamo che c'è un bellissimo rapporto tra noi tifosi e questo è molto importante, deve continuare da qui fino alla fine. Avete cambiato oggi, difesa 5, per te dietro, cos'è cambiato? Com'è andata questa partita da quel punto di vista? Sì, abbiamo cambiato qualcosa, più che altro da terzino ho fatto il centrale, però è cambiato il ruolo, poi il resto l'avevo già rifatto in passato, quindi non è assolutamente un problema, anzi mi trovo bene, è un ruolo che piace. È stato accolto un po' un punto come una vittoria, come una liberazione. Abbiamo visto anche l'esponente della società andare sotto i tifosi ieri. Che confronto è stato? Quanto vi ha motivato? No, è stato un confronto importante, una carica giusta da parte dei tifosi che ci hanno dato e che ci voleva. E sì, è stata accolta come una vittoria perché venire fuori da questo momento non era semplice, e quindi un punto è molto importante sia per il morale che per la classifica. Ha parlato il presidente, qualcuno è venuto a dirvi, a complimentarvi anche. Ma no, ci siamo fatti complimenti, diciamo, tutti insieme perché, come ho detto, non era semplice, davanti avevamo una squadra importante, forte e quindi uscirne era complicato. L'abbiamo fatto tutti insieme di squadra e questa era la cosa fondamentale. Avete sofferto magari in Torino tra le linee, no? Con le loro posizioni dei trequartisti, supportati dai loro centrocampisti, non reggevate mai quei tagli, Baselli è andato due volte vicino al gol, nel secondo tempo c'è stata anche un'azione dello stesso Baselli che vi ha messo un po' in difficoltà, perché? Ma io sinceramente non ho visto tutte queste difficoltà, anche perché secondo me le palle più nitide per vincere la partita le abbiamo avute noi, soprattutto nel secondo tempo, sia con Gagliolo che con Di Marco. Quindi di azioni pericolose loro sì, è chiaro che qualcosa hanno creato, ma tappare tutti i buchi o comunque limitare diversi giocatori non è così semplice e scontato. Quindi secondo me la partita è stata quella giusta e anzi, come dicevo prima, abbiamo provato anche a vincere. Come state fisicamente? Come sta la squadra adesso? No, la squadra sta bene, a parte qualche infortunio, ma che sicuramente riprenderanno il prima possibile, poi il resto, comunque abbiamo affrontato 3 partite in una settimana e siamo arrivati alla fine, secondo me, in condizioni fisiche ottime. Tu che ne hai viste tanti in questi 2 anni e mezzo, come possiamo inquadrare questo momento? In questo momento è un momento particolare perché chiaramente venivamo da un momento difficile, non era semplice. Adesso abbiamo ritrovato un po' di fiducia e quella dobbiamo portarla fino alla fine perché non siamo dei brocchi adesso e i punti che abbiamo fatto possiamo continuare a fare. Ascolta, quanto manca la salvezza? Ma non lo so, quando la matematica ce lo dirà festeggeremo tutti insieme. Grazie a tutti.